Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quinty Channel e oggi sono qui con questo nuovissimo video. Continuiamo le nostre avventure con il nostro fantastico Arthur Morgan. Siamo finalmente arrivati a Saint-Denis, quindi veramente tanta tanta roba. Allora ragazzi, sono il treno, porca stavamo già facendo un mega fail. Tra l'altro forse è stato ferito, non lo so. Va bene, tra l'altro guardate che bel look che c'ha Arthur Morgan con questi capelli lunghi, molto figo. Allora, nell'ultimo episodio è successo veramente un bordello enorme, ragazzi. E adesso siamo arrivati a Saint-Denis per trovare Angelo Bronte, il quale ha appunto il nostro Jack, e dobbiamo recuperarlo assolutamente. Ricordiamo che la signora Braithwaite ha venduto sostanzialmente il nostro Jack a questo Angelo Bronte, nonché italiano. Tra l'altro fantastico anche Saint-Denis, un posto molto diverso rispetto a tutto il resto, una città civilizzata, diciamo. Possiamo guardare strade, edifici, molto molto figo. Allora, qui dobbiamo trovare informazioni su Bronte. Vediamo un po', dobbiamo rivolgersi. Ok, dai, non so più parlare. Parliamo con questo tizio. Forse non è con lui che dobbiamo parlare. Attenzione. Ok, grazie. Non so, diciamo. Ah, tra l'altro abbiamo fatto un piccolo aumento di onore con questa cosa. Non so sinceramente dove andare. Ah, ok, qui. È dentro il salone, Stick 'em up, cowboy. Ok, You're a funny adesso. Dutch. Oh, I thought so. So, here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gomorrah. This city's all look the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. From what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. Salve, tutti che mi guardano. Attenzione ragazzi, mi sento un tantino osservato, Funny you should say that. Well, you know how it is. I told him, Hello? I say, that's the state of Lemoyne for Qui you. tutta gente di America's classe. dirty little French secret. Hey, can I get a drink here? That's why we love it. Born and raised. Guarda quello che manco I'm mi sorry, caga. please excuse me. I seem to have some very impatient customers. Now, how can I help? You look like a whiskey man. Sure. Dollar, please. For a whiskey? Oh, that's the real stuff. From Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, can I ask you a question? You ever hear of a fella by the name of Bronte? Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, Fred. What do you mean, leave it? Look. I don't know what business you're in, but leave it, Fred. You and your pal that was in here before. Ok, nessuno. Bronte? Angelo Bronte? Mr. Big? Mr. Italian spaghetti eating long streak of Attenzione con. He makes my skin crawl. Con gli insulti in italiano. Cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know, I guess. Ok, chiedi di Bronte nel vicolo. Oh, hey, friend, you be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. Ok. Allora, in teoria da questo lato. No, potevamo andare anche da qui. Ok. Tra l'altro qui si. Come on now, this talking doesn't become you.
You always have to be... Pardon me, but have you seen any kids around this way? Yeah, I think I heard a few in the other courtyard up ahead. You can get through on the left there. Ok, grazie signora. Comunque questa è la zona, ragazzi, del vampiro, di Saint Denis. Fece un video 2 anni fa su questo. Hey! Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost. Attenzione, baby gang. $5. Where's he live, New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. Nice bad bread. Here. Come on. This away. Let's go, mister. You coming, Cleet? Stay close. Easy to get lost around here. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but, Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. E intanto, guarda quello. Let's go! That fellow was angry. Insegui, ragazzini. Madonna, ragazzi, che nervoso sti ragazzini così. Attenzione. Dai, investitelo, investitelo. Bye, mister. E mo che riprendo, tranquillo. Tanto abbiamo ancora molta energia per inseguirli. Vecchio, lo vai a chiamare a qualcun altro. Guarda questo, ragazzi. Tranquilli, ragazzi, adesso lo prendiamo. Campagnolo. Là c'è il nostro diario. Non possiamo perderlo. Comunque ragazzi, è stancante premere sempre X, cioè veramente ti stanchi. Attenzione. Tutti che devono passare adesso. Ok, si è nascosto da questa parte. Thanks for the help, friend. Togliete dal cazzo. Come on, keep up. Vieni qua che ti faccio con la striscia. Madonna, mi sta facendo fare tutta Saint Denis a piedi, ragazzi. Comunque è veramente fantastica anche questa missione, correre così tra i vicoli. Troppo bello. You ain't got a chance in hell, slowpoke. You better stop right now. Attenzione al tram, porca miseria. E prima il treno, ora il tram, ragazzi. Stavo per fare il... Ma non si stanca mai questo. Ispezioni il mercato per trovare il ragazzino. Ok. Quello pensa al cetriolo. Un po' dove possiamo trovarlo. Eccolo. Ah, guarda là. Ci stiamo facendo ridicolizzare da un bambino quando abbiamo ucciso tanti uomini pericolosi. What's the problem, friend? Give me my things, boy. What are you talking about, friend? I ain't your friend, but that kid is. And he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister?
Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friend should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Ok, ci è andata abbastanza bene, dai, abbiamo anche ricevuto delle informazioni su Bronte. Ora raggiungiamo nuovamente Dutch. Comunque, a me, ragazzi, sinceramente Saint-Denis, ok, è bellissima, la vedi una volta, però frequentare sempre Saint-Denis secondo me è un po' palloso. Cioè, io preferisco tipo Valentine. Valentine tutta la vita. Dov'è Dutch? Quello lì. Anche se comunque ci sono bei parchetti, bei posti qua. Where you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street, opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. Okay. Iniziamo ad avere qualche incontro ravvicinato con Angelo Bronte. I cannot decide which I like less, the swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way each to land we know, and far from real open country. Ok, anche questi aggiornamenti di diario da parte di... Buenos dias, signor. Ciao. Di... Arthur sono fantastici. Cioè, ragazzi, è come un film sostanzialmente. Io spero che quando guardiate questi episodi vi sentite come se stesse guardando un film. Se steste guardando un film, perché comunque è qualcosa di stupendo. Cioè, io voglio che i miei episodi siano come delle mini serie TV che trovate su Netflix. Quindi ripercorrere le avventure di Arthur Morgan in mia compagnia. Quindi spero che la sensazione sia questa. Fatemelo sapere eventualmente nei commenti, perché sono veramente curioso. Abbiamo due missioni, aspettate un attimo. Abbiamo qui Dutch e poi nel nostro accampamento abbiamo Mary Beth. Però noi andiamo innanzitutto da Dutch, visto che siamo qui vicino, stiamo lì. Ci sta. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare Angelo Bronte. A quanto pare Angelo Bronte governa, diciamo, Saint-Denis, ha il controllo su Saint-Denis, paga, o meglio sottopaga i ragazzini, li accontenta per magari, non lo so, spacciare, controllare le sue attività criminali. Tra l'altro quella mi stava chiedendo di parlare, ma io l'ho ignorata completamente. Anche qui è un bel parchetto, devo dire. Sì, ci sono queste zone molto fighe di Saint-Denis che non noti facilmente, ragazzi, cazzeggiando. Angelo Bronte, un uomo d'onore. There you are. Your boys ready? Of course. What else do you know about this guy? Not much, just some slick little greasy-haired European with
clearly got power and money. Now, listen. If we go in there and start shooting up the place, the boy's gonna get shot, that I guarantee. Better like this, he's gonna have a lot of protection. No one's gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm him. Trust me. This the place? Must be. You okay, John? I guess. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Quanta cattiveria, Dutch. Run along now, boy. Comunque, questo aspetto di Dutch, ragazzi, mi piace veramente tantissimo. Non si può dire nulla su questo. Relax. I got this. Don't worry, boys. We come in peace. We just need to straighten a couple of things out with your boss. Mamma mia, quanta sicurezza. Che bella casa anche Angelo Bronte. Dentro. E qui onore all'Italia, ragazzi. Chi sono sti buffoni? Sono qui per picciotto. Coi soldi? Why do you take his son? Fantastico. Excuse me. Picciotto. I said, why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Now. Fantastic. We are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business. We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words, you lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Ti adoro. Fate da bere sti uomini. Angelo Bronte. Dutch Vanderlyn. Arthur Morgan. Arthur, the pleasure is mine. John Marston. All mine, please. So, can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know you would not want that, huh? No. So how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course they run a mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, you tell me more about my manners. Salute. Salute. Altro grande personaggione, Angelo Bronte. Mamma mia, ragazzi, che cosa ha inventato la Rockstar? Mamma mia. Una storia fantastica, cioè, è inutile. Non smetterò mai di dirlo.
You think he's taking dialoghi perfetti. No idea. Cioè, what choice do we have? Trovatemi un gioco migliore di questo, ragazzi. This is idiotic. You know where the cemetery is? I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. You know, you did good holding your tongue in there. Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? We don't even know where Jack is. Listen, we found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. I hope he's okay. He'll be fine. I figure the Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. Must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done. Let Dutch handle the rest. I just hope you're right. Okay. I think this is it. Keep it down. Let's hit your horses up ahead. Ah, devo... Ok, no. Ok. No, che fai? Riprendi i fucili. Lancaster. Sì. Perfetto ragazzi, entriamo in un luogo un po' macabro, nel cimitero. Tra l'altro l'ambientazione è fatta veramente benissimo. Il luogo è anche molto molto macabro, macabro come si può vedere. Let's see what's going on in here. Think I see some. Cerchiamo i ladri di Tom. Tra l'altro ragazzi, se avete le cuffie si sentono dei versi strani, proprio strani. Un cane... Guarda, chi cazzo è quella che compare là? Cioè ragazzi, fa impressione sta cosa. Va bene. È già la seconda volta che ci guarda e poi scappa. Attenzione, abbiamo dei rumori da questo lato. È un cagnolino. Hold on. Hey there, boy. Ok. Perfetto. Non qui c'è John. Come on, let's keep on. Era solo un cane. Sento una specie di tosse. Ragazzi, da questo sorry. Okay. I had a bit to drink. My friend died. Okay, niente, falso allarme, John. They can hear us, you know. They're still with us. You should get yourself home. Continuiamo ad indagare. E ragazzi, comunque continuo a sentire dei rumori strani. Veramente un posto molto inquietante. Ok. Forse li abbiamo trovati, Dai, fa che casino. Get in cover. I hear someone in there. You boys found my pappy's watching! Ok, molto inquietante anche questa cosa. Il fatto che sentono rumore là dentro, ma non c'era nessuno. Tra l'altro vediamo un po'. Ah, sì, ci sono solo Tom, va bene. Arrivo John. Dove cazzo spara John? Da questo lato. Mamma mia, sono abbastanza veloci, Scompaiono in fretta.
cazzo. Se fosse John dietro. Ma che mira di merda. Ah, vaffanculo. Ho perso il cappello. Aspettate, riprendo un attimo il cappello. Ok. I can think of better ways to spend an evening. Next time Dutch can go, I'll have the drink. I think that's all of them. Okay, perfetto. All right. Now let's find their stash. Gotta be around here someplace. Okay, but we'll need to be quick. We can't go back to Bronte empty-handed. Let's have a look where they first shot at us from. Okay, allora. Robin, grave robbers, we've hit the big time. No, da quest'altro lato, ok. Togliti John. Togliti che già sto posto. Metti i brividi. Vedo l'ora di lasciarlo. Allora, la zona era questa sostanzialmente. Qui? Sì. Think there might be something in here. Got it. Good. Now let's get out of here. Noi conosciamo solo un saccheggiatore di tombe, ragazzi. Come on, let's see if that il migliore in zona. O meglio, in zona no. Let's just track back to where we came in. Ok, dobbiamo rifare lo stealth adesso, Let's go around the side. Ok, questa parte è un po' ansiosa. Dobbiamo seguire John. Noi seguiamo John e cerchiamo di non farci sgamare. Vi ricordate Seth, ragazzi? Come si fa a dimenticarlo? Coming this way, get down. Impossibile. I found a body. Looks fresh, still bleeding. Must just been killed. They're still here. Ok, adesso avremo problemi anche con la legge se non ci spostiamo. Ok. Stay close. Ti sto dietro al culo, John, tranquillo. Ok, non mi dire che adesso vengono i cani. Non credo. Dai. Ma dov'è l'uscita? Quanto manca? Ok, credo che abbiamo il via libera, John. John. Ok. Molto prudente, John. Ok, andiamocene via da qui perché non ne posso più. Torna alla villa di Bronte. Vai. John, ci sei? Guardate quanto è macabra San Denis la sera. Let's just get back there and collect our side of the deal. You alright? He best not be playing games with us. He almost certainly is. Let's just see. Keep your hand. Act normal. How's he even gonna know we did what he asked? I got a feeling most things around here get back to him pretty fast. Like I said. See where we're at once we got Jack. Okay. Well, you took your time. Where's your host? Like I said, you took your time. I'm glad to see you. Let's get going. What a fine man. Hey. Friend, thank Mr. Bronte for everything. Yeah, I'm fine. Come on. You know, Arthur, Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's house. And us, just simple country boys. Okay.
Ed eccoci qua nuovamente con Jack. Let's go! We have a new camp set up, Jack. You're gonna love it. All right, let's get this boy back to his mother. You sure you're okay, son? I'm fine. Papa Bronte said you'd come for me. I'm sorry. What for? For that. For taking so long. I had a fun time. I had my own room with a big bed and a toy box. And lots of books. Did they do anything to you? Have you ever had spaghetti? What? What's that? It's food. It looks like worms, but it's delicious. Is that right? Papa Bronte teach me lots of Italian words. Don't call him that, please. You know, cavallo? That means horse. And pantofola? That's a slipper. A slipper? They gave me two pairs. One for day and one for night. Well, I'm just glad insomma, ti trattava bene. I had the best time, but I can't wait to see Mama. Did she miss me? She sure did. Ovviamente Jack non caga proprio John. You had a nice night then? Most enjoyable. Well, the man's an intolerable blowhard, but he stocks a fine bar. How did you fellers get on? Any problems? A whole heap of them. We about doubled the population of that graveyard. You know, I thought I heard gunshots, but the gramophone was playing. Unbelievable. Each to their strengths, Arthur. I went in there with a gun and left with a party invitation. So, what'd you say this was? A garden party? Mamma mia, che ambientazione. A big gala at the mayor's house. I'm told every rich fool in Lemoyne will be there. Bronte? Oh, he'll be there too. Seems to more or less run this city. At least, that's the way he sees it. Could open up some opportunities for us. It's been a chaotic few days. But we can finally move forward now. Hey, they're back! I think I see Jack! Abigail! Abigail! We got you, your son, everything! We got him! Mama! He's fine! I'm fine, Mama. They fed me good. Italian food. Did you ever eat that? Come here, you silly boy. You got him. You got my son back. Dutch, Arthur, thank you. Thank you. Ovviamente John non esiste. Jack, lui non era con noi. I'm fine, thanks. Everything's okay. Infatti rimane di merda. Abigail? Can I go play now? So. Well, we met Mr. Bronte. He is quite a character. Is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur. Thank you. Boys, we got some work to do. Interesting work. But first, let's have a drink. We got Jack back. Well, the boy's safe, thank goodness. Everyone thank you, Arthur. I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Perfetto. Adesso finalmente è ritornata la famiglia felice. Spostiamoci un po', ragazzi, qui la festa. Fatti per divertirsi. Ci sta, ragazzi, vederci un po' di queste cose, dai, è figo proprio.
un par de ojitos negros. Non so voi, ma a me questi momenti piacciono veramente tanto. Cioè, vedere, no? Tutto quello che la banda sta passando, ha passato e passerà. E poi ci sono questi piccoli momenti felici. Una banda comunque abbastanza compatta, unita, è qualcosa di fantastico. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque canta. Bellissimo, ragazzi, è fantastico. Quando giocate questo gioco, gustatevi anche questi momenti, perché sono veramente fantastici, ragazzi. In futuro vi mancherà. Questo sta qui. Micah. Oh, hey, Arthur. How are you doing? Very well. Good to hear. Sure. Attenzione, John che va a parlare con Abigail. You must be starving, son. Let me get you something to eat. Thanks, mama. Guarda questo, già nel fango. Quella storia della ciabatta della mattina, la ciabatta della sera. I'm very relieved. We all are. Yeah. Thank God it worked out. Welcome back, Jack. Thanks, Uncle Hosea. Well, I'll let you fine folks get reacquainted. Hey, Mary Beth. Grande personaggio anche Hosea, ragazzi. Non c'è niente da dire. Mi stanno ancora cantando. Voglio vedere se... Ah, ok, se n'è proprio andata Abigail. Dove è andata Abigail? Perso... Ah, sta prendendo da mangiare per Jack. Guarda qua, ragazzi. Cioè, se voi andate a guardare ogni singolo movimento dei personaggi in generale, cioè ognuno ha uno scopo ben preciso. Cioè, ragazzi, io vi consiglio vivamente di esplorare sempre quello che succede negli accampamenti. Io qui su YouTube l'ho fatto poco, sinceramente, tranne in queste occasioni proprio speciali. Però quando ho giocato per conto mio la storia, cioè, ho veramente fatto il possibile per scoprire tutto. Adesso, per esempio, adesso stanno parlando. In privato lo dice, grazie, eh. Davanti agli altri no. Ok, mamma. Sorry it ain't spaghetti. Get some drinks down you. Live a little. I might have a couple. This is a party. He shot the rope. Clean through. Pouring bastard. Ed ecco Hosea che racconta una delle sue storie all'accampamento. Cioè, ragazzi, io adesso vi sto facendo un po' assaggiare quello che succede nell'accampamento, ma ho saltato parecchie cose durante i video su YouTube qui. Ovviamente non posso, cioè, dedicherei ore e ore per vedere cosa succede, ma se avete modo di giocarvi Red Dead Redemption, fatelo. Io l'ho fatto, per esempio. Per esempio, qui adesso, in questo momento, non ci sono missioni, perché comunque la banda sta festeggiando il ritorno di Jack, quindi dovremo sostanzialmente andare a letto. Ok. Adesso Jack si sente a casa, guardate. Ora presumo debba andare a dormire, perché io mi ricordo che quando lo giocai per la prima volta andò a letto. Ok, adesso c'è di nuovo John ed Abigail che si sono partati. Io tengo un po' le distanze, però. Darling, you're in a good mood.
I'm just happy to have the boy back safe. Ain't nobody ever gonna take him again, I swear. So, I was thinking, maybe it would be a little easier for me to keep an eye on him if we all stayed together. You know, in my room. You mean like a normal family? Look around you. Ain't nothing normal about any of this. You're right about that. Perfetto. Insomma, è anche interessante, no? Andare a vedere tutte queste cose che magari uno così non nota. Mr. Morgan. Adesso vanno a letto. Cioè, ragazzi, Jack che dà la buonanotte a tutti, nessuno lo caga. Cioè, è interessantissimo vedere questi dettagli. È interessante anche soprattutto andare a vedere i racconti di Osea, le sue avventure, ciò che lui racconta all'accampamento. Lo fa sostanzialmente spesso. Ah, tra l'altro, se non sbaglio, mi ricordo questa cosa, se io entro nella stanza, tipo John si incazza con me, mi caccia via, vuole un po' di privacy. Giustamente, non è che ce ne sia tanta di privacy qua con questi buchi, però... Ecco qui. Finalmente una famiglia felice. Ovviamente Jack a terra perché non dorme là con la madre, non lo so. You awake? Christ sakes, what? I forgot. Calma. What it was now. Too tired for this. Ok, è troppo stanco. Non mi ricordo, ragazzi, se era in questa occasione che mi cacciava dalla stanza. Sinceramente non mi ricordo, ma vi ricordo questa cosa che mi successe quando lo giocai per o la prima o la seconda volta, non mi ricordo. What? Do we have to go away again? Ah, pensavo stesse dicendo Jack sta cosa della puttana. Stavo leggendo i sottotitoli, vabbè. Si stanno litigando giù. Chi è che litiga? Vediamo un po'. Mi hai rovinato la vita. Chi è che sta parlando? Non sto capendo. Voglio capire. Questi due. Ah, Dutch con Molly, se non sbaglio. Sì. Ormai si sono lasciati, ragazzi. Next time you can rob the graves and I'll drink the cognac, okay? Oh, I hope there won't be a next time. Sure there will. Okay, I'll catch you later then. Ok. Beh, ragazzi, direi che abbiamo visto abbastanza anche qui nell'accampamento. Remember, it's your fault that boy went missing. It wasn't. I mean, I've said that I'm sorry. Count yourself real lucky. There he is, old Arthur. Miss Karen. The strong, silent, manly one of us. Questa sta sempre ubriaca. Drunk, Arthur? It smells drunk. Well, then don't smell it, stuck up piece of shit. God damn you. Take it easy, Miss Karen. Tanto mi spinge Dutch. Pearson. Attenzione, Dutch che si unisce alla foto. See? What I tell you? Listen. Next time, discorso listen. Motivazionale. Faith is all that matters. We had faith and we made it. We are gonna make it. We have a plan, my friends, my loved ones. I have a plan. A plan. It is a real plan. We are gonna leave this place and we are gonna find our own paradise. Our own heaven. Tahiti, Fiji, Australia, the real new world. Not this godforsaken dump that all of Attenzione, stai facendo incazzare madre natura perché ha detto così e adesso si sta avvicinando temporale. Sì.
Sentite, ragazzi, i tuoni. Free. Yes, we are, Dutch. Solo uno lo sta cagando, cioè. Giustissimo, Dutch. You're pretty fired up there. We are going to do this, Arthur. It ain't just talk. I believe you. Well, I should get back to it. Ok, come vedete, cioè, ci sono sempre delle novità. Comunque, si sta avvicinando il temporale. Io direi che forse è meglio entrare. Possiamo cantare. Scusate, ragazzi, se sto perdendo, tra virgolette, tempo, ma... cioè, secondo me, non è una perdita di tempo, perché stiamo comunque scoprendo molte cose. Comunque, temporale in arrivo, attenzione ai fulmini. Direi che forse possiamo concludere la festa, perché comunque adesso è troppo poco. Mr. Arthur. Sure. If I had stayed with old Driscoll, you'd have probably killed me by now. You ever think of that? We'd have both died at Six Points Cabin. Yeah, that's true. Oh, brother, I am really drunk. Non riesco a capire il temporale da dove viene. Allora, io dov'è che dormo? Sì, andiamo a dormire. Attenzione, stanno entrando tutti dentro casa. No, proprio tutti no, però hanno capito che comunque forse mi viene entrare, se no. Lei dorme qui, Mary Beth? You all right there, Mary Beth? Yeah, just watching it all. Go on, have another drink. It's a party. Beh, devo dire che adesso la festa è quasi finita, perché sta piovendo. Comunque, il fatto già di aver trovato un accampamento con una casa fa veramente tanto. Qui c'è Susan che dorme. Allora, troviamo la nostra... la nostra stanza, così andiamo a letto, anche perché si è fatto tardi, si è fatta una certa. Ecco qui. Beh, poco male per essere la nostra stanza. Certo, le finestre non sono chiuse, ma ci sta. Ah no, è chiusa la finestra, no, è rotta, è rotta. Vabbè, dai, almeno non ci bagniamo stanotte quando piove. Perfetto. Dormiamo. Ci risveglieremo al mattino, addirittura tra 3 ore. Va bene, dai, svegliamoci al mattino, anche perché sta piovendo, come si sente. Andiamo a letto, va. Comunque l'atmosfera, ragazzi, è fantastica, cioè non si può dire niente. Rockstar ha creato un capolavoro, lo dirò a distanza di decenni, ragazzi. No, non posso assolutamente dire nulla. Ovviamente chissà GTA 6 come sarà, eh? Ora piccola parentesi che apriamo, ma andiamo avanti, andiamo avanti. Attenzione, abbiamo una lettera. Ispezione lettera. My dear Arthur, I hope this letter finds you well. I wanted to thank you for your help with Jamie. He and Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life, time and again. Why can I not change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Life is very confusing, and I see now that I am not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. I'm staying at the Hotel Grand in Saint Denis. Oh, Arthur, I know it is wrong to ask you, but I have nobody else, and for what we once had together,
I beg of you, even though I am ashamed to do so. Yours, Mary. Ok, Mary ovviamente ci contatta solo quando ha bisogno di aiuto, quindi è uscita la nuova missione che, se non erro, non è obbligatoria, infatti eccola qui. Quindi ragazzi, nei commenti dovete scrivermi se volete che io faccia questa missione oppure no, magari la facciamo nel prossimo episodio. Io direi di concludere con un'altra missione e poi ci salutiamo. Facciamo questa o Osea. Allora, quella di Osea è appunto l'incontri, direi di farlo dopo, al prossimo episodio. Facciamo questa qui. Così ci spariamo un'altra missione. Qua stanno ancora dormendo? No, sì, c'è ancora il povero Jack che ovviamente è stanchissimo dopo. Diciamo, non è che è stato trattato male, ha avuto gli spaghetti, è stato trattato all'italiana, quindi non, diciamo che se ne è cavata abbastanza bene. Quelli che se ne sono cavati male siamo stati sostanzialmente noi. Questa sta qua, Molly. Another lovely morning. Always good to see. Molly ormai è persa. Mi spiace tra te e Dutch. Allora, Mary. Hi. Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Ieri sera stavi un po' ubriaca. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Quanta aggressività, la tizia. Oh. I'll tell you on the way. Just get going. Andiamo, va. All right, head for Rhodes, and quick! She's in Rhodes? No, she's at a place called Bradley's House, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No, she spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. Now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremen hassling her and Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. Sbagliando strada per leggere. Like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? You do care, Miss Grimshaw. Okay, I think that's the place up ahead. Okay, so anyway. I think there's a guard. I'll deal with him. Whoa! What you want? Kind sir, we're lost. And in need of some help. So get out of here! Oh, I see that kindly face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind.
Now get out of here. Oh, now you keep saying that. But you don't mean nothing by it. I said... Attenzione. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Okay. Mamma mia, quanto mi piace usare questo fucile quando stiamo nelle abitazioni. Lascia stare Tilly. Pezzo di merda. Ciao Tilly, come stai? It's okay, Miss Tilly. Let's get you out of here. I thought there was... Yeah, it don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bat. Cazzuto e cattivo. Allora, noi andiamo. No, forse mi dà la pistola. Attenzione a non sfragellarci contro un albero, se no. Attenzione agli alberi. Attenzione, sì, devo fare solamente... Spara? Vuoi dire che non è buono? Oh, look at these cowards! Che cazzo? E che ha fatto questo di... di acciaio? Porca miseria. Ok. Ok, manca il capo. Prendi al lazzo, ok. Vieni qua. Vieni qua. Dove credi di scappare? L'abbiamo preso. That's it. Now make sure you time up real good. Dai, Arthur. Be a man about this. Make these nice and tight. All right. You bring that bastard back to Tilly so we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there now to check she's okay. Vai, carichiamo sul cavallo. Comfortable enough for you? Bel cavallo, tra l'altro. Do you have the first idea what you're getting into? I'm Anthony Foreman. Può essere anche... Well, thanks for the introduction, il Anthony. Papa in persona. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny colpiamo bastard. E stati zitto, va. Funny bastard. Guarda, io lo picchio e quello continua il discorso. Ma che cazzo? She didn't tell you? Scusate, umili contadini. Se sto passando dal vostro... Don't feel so good when you're the one tied up, does it? Ma stai zitto. She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry, you'll be seeing him soon enough. Grande. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide. All right, here's your man. Bring him here. Dump him on the ground here. I want to get a good look at this monster. Non si fotte con noi, neanche con le donne, perché queste sono cazzute e cattive. So he's still alive then? Yes. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I
Slit your throat and just save us all the bother. I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go allora, io anche gli taglierei la gola. Finish the bastard off. L'ultima volta l'ho fatto, quindi adesso prova a risparmiarlo. Let's get you home. Now get out of here. Ok. Perfetto. Allora ragazzi, sì, io l'ultima volta che giocai l'ho l'ho sempre ucciso io. Questa è la prima volta, quindi vediamo se ritornerà da Tilly e se farà qualcosa. Va bene, e anche questa missione è conclusa. Vediamo un po' se ne sono uscite altre. Tra l'altro ci sono tante di quelle missioni secondarie che ovviamente non andremo a fare in questi video. Poi magari se volete posso fare dei video dedicati, ma la maggior parte delle cose interessanti le ho portate già sul canale. Comunque qui abbiamo Osea, perfetto, quindi dobbiamo andare direttamente qui. Va bene ragazzi, allora direi che questo video possiamo concluderlo qui. È stato abbastanza lunghetto, è molto interessante, devo dire. Abbiamo salvato Jack, abbiamo salvato anche Tilly, quindi ci sta. Abbiamo festeggiato al nostro accampamento il ritorno di Jack. Va bene ragazzi, allora io direi che ci possiamo direttamente vedere con il prossimo episodio. Sempre, mi raccomando, sempre attivi nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.